Sì, ci siamo? Gatto? Dove sei il gatto? Andà. E allora, stasera ne leggiamo due. Una si chiama U cafone babbona. Sarebbe il cafone, diciamo, un po' sciocco. C'è stata una volta un cafone che aveva tanto babbone che pensava che non pensava a voto a quelli che faceva. Un giorno a picchia d'arma si guarda dalla parte del tronco. Si trova a passare da là un monacil e dice: "Ehi bello, sta attenti che te ne vai a bacio, tu vai da capandere." Un cafone babbone non ci facevi caso a quelle parole e continuava a segare. All'assa cresce, un cacchio si scacchiava e patapum cadì da capandere. Oh cazzo, un moro che ha addovinato. Ma va che a farmi addovinare quando gli morì. E si mette a correre per il suo monacino. Quando un rovai, ci dice: "Simo, usai che è addovinato che cadevo pandere? Ma per piacere, mi dite, ma mi dite, ma no, per quando è che ui, un che è morto." Una cilli risponde: "Quando un ciuccio fece tre pietre, tu te ne sei io dalla tua mona." E facevi un segno della benedizione, tenendo tre dita della manaritta, a cominciare l'odio aperta così. Ci tramavo creatore. Al ritornare in rete, Caracheso può ciuccio di verso regna da legna e sabbia verso la casa. La strada che si faceva in salita, e un ciuccio può pisma faceva il primo pietate. Un povero babbone, portandosi una mano in capo, diceva: "Oh cazzo, sono caduto malato." Andiamo, un ciuccio faceva un secondo pietate. E isso, oh madonna mia, stengo proprio da grave. E camminando a rio dello ciuccio, e onna arrivando fino a quando è sopra la coppa, andò lo ciuccio faceva il terzo pietito. Un babbone, con un grosso sospiro, dice: "Questa è l'ora della morta mia. Son garra mai morto." E se metti, tu si Si mette, tu si da cunette, sdraiato in da cunette sopra la strada. Un ciuccio, che sapeva la strada per tornare da sì, se ne come se niente fosse a casa, da moglie. E la moglie vedi che tu ciuccio, quando vedi che tu ciuccio. Chiama i parenti e dice: "Sarà successo che cosa, da malamente a marito, ma." Io da vedere che è capitato, io da vedere per la strada che è capitato. U truaina, e vedendo che andava segno di vita, u caricaina sopra il ciuccio e tornai in andretto. Arrivai in un incrocio della strada, e non sapendo per quale strada avevano pigliato, venne loro dicevi: "A mai da qua o a mai da là?" U babbone, tanno tanno rispondevi: "Quando ero vivo io, venivo da qua." E che la mano segnalai la strada che avevano pigliato. E questa è quella del contadino sciocco. C'era una volta un contadino assai sciocco che a volte non sapeva cosa faceva. Un giorno, appoggiato su un ramo di un albero, cercava di segarlo dalla parte vicino al tronco. Si trovò a passare di lì un fraticello e gli disse: "Ehi, bell'uomo, stai attento che tu cadi giù." Il contadino sciocco non fece caso alle parole del fraticello e continuò a segare. Improvvisamente il ramo si staccò dal tronco e patapumpe cadde a terra. "Oh caspiterina, il monaco ha indovinato, ora vado a farmi predire il giorno della mia dipartita." E si mise a rincorrerlo. Quando lo raggiunse, gli disse: "Zio frate, lo sai che hai indovinato che dovevo cadere per terra?"
Ora per piacere mi devi predire anche il giorno della mia morte. Il fraticello gli rispose: quando l'asino emette dal sedere la terza scorreggia, tu partirai per l'altro mondo. E fece il segno della benedizione, tenendo tre dita della mano destra, a cominciare dal pollice aperti. Ritornò indietro, mise in groppa all'asino diverse fascine di legna e si avviò verso casa. La strada da fare era in salita e l'asino, per il peso, fece la prima scorreggia. Il povero sciocco, portandosi la mano alla testa, disse: caspiterina, sono caduto ammalato. Salendo, salendo, l'asino fece la seconda scorreggia e lui: oh Madonna mia, sono proprio grave. E camminando dietro l'asino a stenti, arrivò sulla cima della collina dove l'asino emise la terza scorreggia. Lo sciocco, con un grosso sospiro, disse: è giunta l'ora della mia morte, sono ormai morto. E si stese nella cunetta che costeggiava la strada. L'asino, che conosceva la via di casa, se ne andò come se nulla fosse accaduto a casa, e la moglie, vedendo solo l'asino, chiamò i parenti. Sarà successo qualcosa di grave a mio marito, e andarono a vedere cos'era successo. Lo trovarono e, vedendo che non dava segni di vita, lo caricarono sull'asino e ritornarono verso casa. Arrivarono ad un incrocio e, non sapendo per dove andare, si fermarono e uno di loro disse: dobbiamo andare di qua o di là? Lo sciocco immediatamente rispose: quando ero in vita me ne andavo di qua, e con la mano segnalò la strada da fare. Adesso vi voglio leggere una delle poche che io conoscevo di questi Kund Dhanan Nurkh, che mi raccontava sempre mio padre. Mi ricordo, l'ho vista adesso per, non per sbaglio, mi è capitata davanti e mi sono reso conto che praticamente è quella, e che me la ricordo bene, e si chiama Avolp e Ulup. Avolp e Ulup. Nuyurna, Avolp, se ne ho più fatta su, cercando che cosa da mangiare. Ma a fine della giornata, stavo ancora che la trippa vacante, un treno Ulup. Che ha deciso? Com'era volpe? Mo' va a cantare una massa lì, che sa c'è scritto io, a farmi una bella sbafata. Vuoi venire pure tu? È sempre meglio una tuffiata, ancora un contrama, ma che malandrì. Sto trascorso, io a genio a volpe. Arrivate che fui. A volpe trasinto al magazzino, 4 e 4, 8, per dire da porta, che quella pratica che teneva, per trasinto al gallanare, trasinto da dire da porta, andò se trasinto al gallanare. Ulupi invece, che ove gravate, ci trasinto a zicca, da volpe belle ci capì, sana sana, e Ulupi invece, che era belle più grosse, ci trasinto a zicca, via la gatta, passa una davvero, è una gatta nera. Questo passa per rete, però non passa per niente. Che vuoi? Ulupo invece che va grosso, c'è tra sì a zicca a zicca. Dinde truaina, un formaggio, fruscelle di ricotta fresca, e appesa la treva, stava ulard, uprasutto, scamorza, casa cavallo, truaina tutto benedetto. Ulupo non ci vedi più, semanese per un provolone. E a cominciare a mangiare senza crianza, tramenda la volpe ogni tanto, lasciava la ricotta e si aveva misurato, per vedere se la panza buffata ci passava ancora per dentro la porta. E lui per domandare: ne com'eravo? Che stai facendo? No, niente, ma che sento ancora venuto padrino. E lui per una pezzotta che si faceva e poi non c'ignava. Sa dunque che la volpe non mangiava più. Ne com'eravo? Che mo non mangi più? Che ti è successo?
Non lo so. Tengo un pismo sopra lo stomaco. Avrà di mangiare troppo assai. Ma avevo una bucciuccia. Non mangiava più. Perché avevo visto che ogni utente è nato mozzica. Già passava più per dentro il buco. E quindi non se ne sarebbe potuto uscire più. Padrino non si sputtava dei rumori. All'assa grossa, tra sintomo e magazzino. Per una mazza a mano. Come vedete, quelli di scandali, una volpe oliva, una volpe subito, come avete sentito se non fui per la stessa porta. Oliva pure se avevamo andato per l'opportunità, non ce la faceva a passare, perché se vengo da così assai, sarà così abbuffato. E sa buscaglia tanta taccarata, un sacco di mazzate. Quando arrivai, sopra la porta, andavo tra sud, o padrino, a Rumania aperta, se non fui io, tutti gli hanno dato lui. Tra mente che fui io, sentì che la volpe esclamava, s'accostai, e avevi tutta manata in terra, come tremava tutta quanta, come se stesse morendo. Come era me, dicevo, lupa, volpe, che ti? Povera a me, quella volpe non avevo fatto niente di nessuno, se ne avevo fuggito. Una taccarata in capo, mi ha fatto scicere la da fuori, dice la volpe vicino a lui, vida, vi. E gli facevo vedere, da una recchia, una cosa, io anche che ho lupo, in da ascolti, pareva da veramente un pizzo di cervello. E quello lì invece un mozzo che era cotto, che si aveva messo qua dentro, e quello ci faceva credere che ci aveva fatto scicere la cervella da fuori. Ma vuoi portare per piacere, dice la volpe vicino a lui, un gullo fine a casa, che in già faccio proprio di più a camminare. Non lo so ci si ma ha fatto, risponde il lupo, babba scena. Però a me il padrone mi ha dato un sacco di taccarate. E mo se ogni giorno di lì vedete di lui, quello lupo l'aveva pigliato veramente i taccarate. E la volpe mi aveva bragato. Ma no, dice, ma sapi che è in culo? E sabbia, io nonna, come un ubriaco. E io camminando, lupo come un ubriaco, pa la volpa in culo. Più o meno, anduna, un malato porto buono, tina castellaneta. Non è proprio così, ma il significato è quello, la sappiamo tutti allora questa. E quindi, la volpe, lupo se lo piglia in culo, la volpe, io camminando come un ubriaco perché non ce la fa, perché se lo piglia veramente i taccarati. E la volpe, che la voce abbracuta faceva, tundana e tundana, urotto porto sana. Ne cumma, che stai dicendo a domandare un lupo che non capiva? Già badà, e udolur, e udoliri, e udoliri tutti i taccarati che mi ha buscato. Va bene piano. Se no un cervello, ma esce tutto quanto da ingarpa. E tra mente che ho lui per camminare, fate canne e soffrendo, come era volpe, capo c'è braghi, continuava a dire, tundana e tundana, urut porto sana. Brava, tundana e tundana, urut porto sana. Ed è finita. Penso che questa non serve la traduzione, perché la conoscete tutti quanti, è vero? O la facciamo? Un giorno la volpe se ne andava per i fatti suoi, cercando qualcosa da mangiare. Incontrò un lupo che le disse: Comare mia, sto andando ad una masseria che conosco solo io a farmi una bella mangiata, vuoi venire anche tu? È sempre meglio un altro alito, ancora incontriamo qualche mascalzone. Questo discorso andò a genio alla volpe e tutte e due si misero in cammino. Giunti che furono, la volpe entrò nel magazzino velocemente, attraverso il buco fatto sulla porta per i gatti, con quella maestria che aveva per entrare nei pollai. Il lupo, invece, che era grasso, entrò a malapena. Dentro trovarono formaggio, ricotta fresca e appeso alle travi del soffitto lardo, prosciutto, scamorza e caciocavallo. Il lupo non ci vide più, si buttò sopra un provolone e cominciò a mangiare senza creanza, mentre la volpe di tanto in tanto lasciava la ricotta e andava a vedere se con la pancia piena ce la faceva passare attraverso il buco della porta. E il lupo le chiese: Ne comare volpe, che stai facendo? Niente, vado a sentire se per caso arriva qualcuno.
e il lupo, che una forma di cacio finiva e subito cominciava a mangiarne un'altra, si accorse che la volpe non mangiava più. Ne comare volpe, cos'è che ora non mangi più? Che ti è successo? Non lo so, ho un peso sullo stomaco, avrò mangiato troppo. Ma era una bugia, non mangiava più, perché si era accorta che inghiottendo qualche altro boccone non ce la faceva più a passare per il buco. Il padrone, insospettito dai rumori, all'improvviso entrò nel magazzino con un grosso bastone. Come lo videro, quei due si spaventarono. La volpe, velocemente come era entrata, fuggì attraverso il buco, ma anche il lupo. E anche lui aveva cercato di uscire di là, non ce la faceva a passare, così gonfio come stava perché aveva mangiato troppo e si prese tante di quelle bastonate. Quando riuscì ad arrivare alla porta da dove era entrato il proprietario del magazzino, che era rimasta semiaperti, fuggì via con la schiena a pezzi. Mentre fuggiva, spaventato, sentì che la volpe si lamentava. Le si accostò e la vide buttata per terra come se stesse in fin di vita. Comare mia, cos'hai? Povera me, povera me, diceva la volpe, una bastonata in testa mi ha fatto uscire fuori le cervella. Vedi, vedi? E gli fece vedere dentro un orecchio una cosa bianca che al lupo nell'oscurità sembrava per davvero un pezzo del cervello. E quello invece era un boccone di ricotta. Mi vuoi portare addosso fino a casa che io non ce la faccio proprio a camminare? Non so se ce la faccio, rispose lo sciocco lupo. Anche a me il padrone ha dato un sacco di botte e adesso sono pieno di lividi e di dolori. Ma se la mise addosso e si avviò zigzagando come un ubriaco. E la volpe, con la voce roca, girando e rigirando, il rotto. E la volpe, con la voce roca, girando e rigirando, il rotto porta il sano. Ne comare, cosa stai dicendo? Chiese il lupo che non riusciva a comprenderla. Non ci badare. È il delirio, mi è venuto così per la testa. Vai piano piano, altrimenti le cervella escono fuori completamente dalla testa. E mentre il lupo, camminando, lavorando e soffrendo, comare volpe, con voce rouca, continuava a dire, girando e rigirando, sane, che sarì, tundano e tundano, urut portò sano. E quindi, anche per oggi, abbiamo finito, ci andiamo un po' a riposare. Ci sta mio figlio che mi ha fatto così, da dentro la stanza della palestra, che sta facendo un po' di ginnastica, e mi ha fatto così con il dito. Vi sembra normale che un figlio faccia a pigliare tuo padre, è vero? Direte così. E siccome lui è molto timido, sapete che faccio? Si incazzerà veramente, però diciamo che gli rendo un po' di quello che mi ha fatto. Siccome ha fatto, io adesso lo inquadro, siccome lui è molto timido, si romperà le scatole per quello che gli sto facendo e magari se ne scapperà pure. Vedete? Non si vede, sta al buio, per non farsi vedere, sta al buio, vedete? Eccolo là, eccolo, lo vedete? Sta facendo un po' di palestra per se ne è scappato dentro, vedi? Se ne è scappato dentro. Ciao, buona serata, ci sentiamo domani.